One Podcast. Sono sempre stato uno dei più piccolini, lo sono rimasto anche dopo quando sono cresciuto, anche quando mi sono sviluppato, però era un argomento, perché io andavo a casa, mi ricordo che quando mi mettevo lì con mia mamma o con mia nonna, gli dicevo: guarda, mi è uscito un pelo, no? Perché vedevo tutti questi miei compagni già sviluppati. L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo, e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. Da sempre siamo stati abituati a coprire le nostre grazie. I primi trendsetter? Adamo ed Eva, con le loro meravigliose foglie di fico. Oggi però Nicola ed io abbiamo deciso di metterci a nudo assieme al nostro ospite. Diamo il benvenuto a Christian Brocchi. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Christian. Ciao. Sei pronto, Christian? Prontissimo. Grazie. Christian Brocchi, inutile dirlo, glorioso giocatore di Milan, Lazio, pluripremiato, allenatore, amatissimo. Caratteristica di Christian Brocchi, secondo me, per chi come me non capisce niente di calcio, quindi gli vuol bene, però non è che può dire qualcosa rispetto alle tecniche, è che proprio gli vogliono tutti bene. E se lo merita. Grazie, grazie mille. È il complimento più bello questo. Abbiamo pensato di affrontare con te, Christian, un tema che per i maschi non è veramente mai abbastanza raccontato, ma è molto diffuso, che riassumerei con il termine sindrome da spogliatoio. Tu sei, per forza di cose, stato abituato fin da piccolo ad essere molto a tuo agio con il tuo corpo nudo insieme a quello di altri nello spogliatoio, appunto, e poi sottoporre il tuo corpo a visite mediche, specialistiche, quindi insomma il tuo corpo nudo è passato per molte mani, no? Questa non è una cosa scontata, però. Assolutamente no, non è una cosa scontata, è un qualcosa di... è un'abitudine, no? Che soprattutto nel nostro mondo tu hai, perché quando nel momento in cui inizi uno sport di squadra inizi logicamente ad avere anche un rapporto con i tuoi compagni confidenziale, chiamiamolo così, no? E quindi ci sono dei ragazzi, l'ho passato prima quando ero ragazzino io, entrando negli spogliatoi, andando sotto la doccia, cambiandoti ogni giorno prima e dopo l'allenamento. L'ho passato poi dopo da allenatore, avendo iniziato la mia carriera da allenatore, allenando dei ragazzi tra i 14 e i 15 anni, che quindi è un'età un po' particolare. E ti assicuro che è un tema abbastanza importante, che dà da pensare, perché ci sono dei ragazzi che sono molto liberi, che non gliene frega niente, che hanno proprio la libertà mentale di spogliarsi, di non mettersi a guardare le differenze che ci possono essere, no? Tra lui e il compagno eventuale, e invece sono quelli un po' più timidi, quelli che fanno un po' più di fatica, quelli che magari usano la mutanda sotto la doccia perché hanno magari, passami il termine, la vergogna magari di spogliarsi davanti ai propri compagni. E quindi questo è un argomento molto molto bello, e soprattutto che ti fa capire che ci sono differenze comunque tra i vari ragazzi e nella crescita dei ragazzi. Beh, da una parte, in quell'età in particolare ognuno ha, come dire, una storia talmente a sé rispetto allo sviluppo, per cui hai ragazzi che molto presto sono già sviluppatissimi e ragazzi come me che hanno aspettato praticamente quasi 18 per fiorire, poi hanno recuperato, però negli anni in cui facevo sport, in quegli anni in cui facevo sport, io le vedevo le differenze, e io per primo ci ho sofferto, nel senso che non avevo nessuno
a cui sentirmi a mio agio di raccontare questa cosa, no? Io ero uno di quelli, io mi sono sviluppato tardissimo, sono sempre stato uno dei più piccolini, sono rimasto anche dopo quando sono cresciuto, anche quando mi sono sviluppato, però era un argomento, perché io andavo a casa, mi ricordo che quando mi mettevo lì con mia mamma o con mia nonna, gli dicevo: guarda, mi è uscito un pelo, no? Perché vedevo tutti questi miei compagni già sviluppati. E non è stato per me un problema grosso, ma sicuramente era un qualcosa che io che era una domanda che mi facevo, e quindi l'essere anche magari in quegli anni lì, no, se avessi avuto magari qualcuno che mi spiegasse un qualcosa, che mi spiegasse il perché, no, sarebbe stata comunque una cosa molto, molto importante e positiva per me. Christian ha proprio colto il punto, cioè in quell'epoca, in quel momento ti mancano gli strumenti per capire cosa sta accadendo. Vieni buttato in uno spogliatoio perché inizi un'attività sportiva e lì devi, come tutti gli altri, togliere giù pantaloni e mutande e effettivamente poi mostrare il tuo corpo, la tua nudità, a cui tendenzialmente non siamo ancora abituati a mostrare, perché dell'ambiente familiare, culturalmente, la nudità è ancora troppo sessualizzata e quindi viene sempre nascosta, a partire dall'ambiente famiglia, quindi dai genitori, e si trovi con i tuoi pari a confrontarti, tra l'altro pari che non sono per forza pari di sviluppo, perché magari sono pari di età e non di età di sviluppo. In quel punto il ragazzo che arriva senza strumenti si trova disorientato e non capisce come mai è circondato da uomini, mezzi uomini, e soprattutto qualcuno che invece è ancora in fase pediatrica da un punto di vista di sviluppo. È lì che nasce poi la famosa sindrome da spogliatoio, si sviluppa, e se mancano gli strumenti, un feedback a casa che in qualche modo accompagna il ragazzo in questo processo di crescita, si possono creare delle vere e proprie caratteristiche che possono sfociare in patologia vera e propria. Allora, questo lo diciamo perché le categorie in cui possiamo ipotizzare di suddividere i comportamenti nello spogliatoio, poi le si ritrova tra gli adulti, non negli spogliatoi di professionisti, come il tuo caso, ma nelle palestre, per esempio, dove vedi proprio che c'è sempre il maschio molto fiero del proprio organo sessuale, quindi o ce l'ha continuamente in mano o comunque è subito nudo e gira e chiacchiera, fa il giro proprio delle sette chiese di tutti quelli che ci sono, quasi proprio orgoglioso. Sì, sì, E c'è l'adulto che nel suo essersi risolto come persona adulta, con una sua vita sessuale, affettiva sicuramente, però ancora magari va in doccia coprendosi o addirittura si fa la doccia con il costume. A che punto c'è lo sviluppo della patologia, se c'è, dottore? Guarda, io onestamente direi che tendenzialmente il discorso qui è proprio di benessere con se stessi e con il proprio corpo. Nel momento in cui uno raggiunge quell'equilibrio personale con il proprio corpo e accetta quello che è e com'è, vengono a calare tutte quelle barriere, anche solo legate agli indumenti che indossiamo, e quindi la nudità diventa un problema di aspetto minore, o comunque non è più un problema come dovrebbe essere. Non esiste ovviamente un limite netto tra il fisiologico e il patologico, ma va fatta una considerazione in questo caso, che è proprio quella legata al fatto che uno dei temi principali è proprio l'organo genitale, no? In questo caso nello spogliatoio, più che il corpo in sé. E l'organo genitale un po' ti frega, perché quando sei lì, ognuno di noi ha il proprio organo genitale con la propria forma, le proprie dimensioni, e soprattutto un organo che può essere un grower, come si dice in gergo, e quindi molto spesso l'apparenza inganna, e quello che ti ritrovi a mostrare magari è un organo che in atto può sembrarti un organo di poco conto, e in potenza invece è un organo estremamente interessante, perché ovviamente negli spogliatoi tutti quanti abbiamo un organo in atto e non in potenza. Lì è difficile da far capire la propria nudità, quanto possa avere valore in questo senso. Prima, tu, quando dicevi prima, ti è capitato di allenare dei ragazzini e quindi lo vedi subito il comportamento rispetto all'essere a proprio agio col proprio corpo. Ti è capitato di domandarti cosa fare, cosa dire a questi ragazzini? Ma secondo me, almeno io, ho sempre agito in maniera molto, molto semplice, no? Cercando di far diventare qualsiasi situazione la normalità. Quindi se vedevo che un ragazzino aveva un po' più di riservatezza, chiamiamola, sì, così, no? Di timidezza,
non, cercavo di non metterla in risalto, cercavo di far sì che tutto fosse normale, anche la sua timidezza, nel senso che l'accettavi, la facevi passare come se niente fosse, perché secondo il mio punto di vista e vedendo questi ragazzi era un passo verso il fatto di poterla perdere questa timidezza, perché un giorno, due giorni, una settimana, un mese, dopo un po' che tu sei in un contesto dove vedi che non è più importante il fatto di guardarti per giudicarti, ma diventa una normalità, secondo me questa cosa qui ti fa un po' crescere, ti fa mettere da parte quelle che erano magari le tue difficoltà nel poterti spogliare, nel poterti esibire, chiamiamolo così, davanti a tutti. E quindi molti ragazzi sono proprio migliorati in questo, nella loro gestione, grazie a tutti i compagni. Certo. Quindi, come vedi, alla fine è l'ambiente culturale in cui cresci e vivi che può modificare gli atteggiamenti e migliorare il livello di accettazione del tuo corpo, riducendo quella famosa ansia fisica sociale che è quella che poi ti tiene vestito negli spogliatoi. Sì, anche secondo me incide anche molto l'aspetto familiare, nel senso, se tu cresci in una famiglia dove se vai in bagno ti chiudi, porta chiusa, tutto così, dei ragazzini magari hanno anche una forma, anche chiamiamola, di educazione, no? Sì. Che può essere, che può incidere anche su questo. E in realtà negli spogliatoi non esiste, negli spogliatoi non ci sono le porte, ma magari non puoi chiuderle, magari sei lì in bagno, arriva uno, boom, e ti apre la porta, cioè è tutto molto più easy. Però l'aspetto familiare è un aspetto che conta, perché se tu non hai mai visto i tuoi genitori nudi, se tu non hai mai visto, no, secondo me incide poi dopo quando vai in uno spogliatoio formato da 20-30 ragazzi che invece sono completamente diversi da quello. Ma infatti volevo arrivare lì, perché tu hai detto che andavi dalla mamma a dire mi è spuntato un pelo, quindi avevi in casa, avevi una libertà, sì, sul corpo nudo? Sì, io ho sempre, sono cresciuto senza avere vergogna nei confronti dei miei genitori, nei confronti dei miei nonni con i quali stavo, e perché non c'è mai stata nella mia famiglia questa, come ho detto prima, questa scelta di educare i propri figli magari tenendo separati. Ma, cioè, i tuoi genitori li hai visti nudi tu da piccolo? Sì, sì, sì. Io ho visto nudi i miei genitori, i miei figli hanno visto, vedono nudo me, per la mia mentalità, per quello che è il mio pensiero, non ci devono essere queste problematiche, anzi è tutto molto più easy, e se mio figlio entra in camera e io sono nudo non mi devo sentire in difficoltà, e non voglio che si senta in difficoltà mio figlio. Guarda Cristian, c'è uno studio molto bello fatto da colleghi americani che hanno visto che effettivamente la nudità genitoriale, quanto prima viene mostrata ai propri figli, in realtà tanto bene fa, proprio perché sembrerebbe che chi cresce con i propri genitori che non si nascondono, non nascondono anche i propri genitali agli occhi dei bambini, ovviamente non esposti in modo volontario ma anche in modo incidentale, questi hanno una migliore vita poi sessuale e relazionale sia con i pari che con le persone un po' più adulte. Quindi effettivamente diciamo che da un punto di vista pedagogico non nascondere la propria nudità ai bambini la rende naturale, la desessualizza, quindi toglie quell'allure di sessuale alla nudità e fa sì che crescono bene con il proprio corpo, anche perché poi in realtà hanno già una proiezione di quello che può diventare. Ma infatti mi domandavo, Cristian, mentre tu parlavi, se quelli, tu hai detto io e i miei genitori abbiamo fatto la scelta di esporci con le nostre nudità anche nei confronti dei nostri figli o dei genitori e viceversa, insomma, cioè in famiglia c'è questa libertà. Mi domando se chi non lo fa non lo faccia per una scelta o sia una non scelta, cioè sia un retaggio culturale di cui paga le conseguenze e che quindi non riesce a gestire, cioè non può scegliere se farlo o non farlo, non può farlo. Sì. Mi domando questo, dottore, e mi interessava molto questo aspetto, cioè il fatto che ci sono culture, io penso agli onsen giapponesi per esempio, che sono delle terme pubbliche antiche, tradizionali proprio, in cui però storicamente ci si divide per genere, ma faccio un esempio, nella parte maschile tu vedi il nonno con suo figlio e con i nipoti
e i nipoti che lavano la schiena al nonno, e quindi c'è una visione nella grande libertà dei corpi nudi, anche dei corpi di chi fa parte della tua famiglia o di altri, di altre età, quindi, come dire, entrare in contatto visivo quantomeno del corpo che si trasforma anche, no? Assolutamente. E però oggi siamo in una società in cui il nudo è molto presente, ma forse la chiave è quella che dicevi tu, dottore, cioè che è un nudo che è fatto per vendere, quindi è sempre sessualizzato. Certo. E quindi c'è questo blocco, no? Mi domando. Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te, Diego, perché in realtà il discorso è che il nudo oggi viene sempre più sessualizzato, e quindi nel momento in cui anche in famiglia c'è quella volontà del mostrarsi, ci si sente quasi obbligati a non farlo, perché può essere qualcosa legata alla sessualità. In realtà la nudità non ha nulla a che vedere, per fortuna, con la sessualità. A me viene da pensare, ovviamente, al mio lavoro, alla nudità medica. Io vedo tutti i giorni persone nude e vi posso garantire che di sessuale c'è praticamente nulla. Però detto ciò, anche io sono cresciuto in un ambiente familiare dove nessuno mai si è posto alcun problema a mostrarsi nudo, e ho visto i corpi per quello che erano, corpi appunto, e non oggetti del desiderio sessuale. Mi piaceva molto l'esempio della cultura giapponese, proprio perché vedere l'evoluzione del proprio corpo in qualche modo ti prepara anche a quella che può essere il tuo sviluppo, la tua crescita e da prato genitale, e non solo. Quindi effettivamente è formativo stare lì con persone nude, e ti porta ad avere un confronto più sereno ed ottimale. Tra l'altro, altra cosa interessante, c'è un bellissimo studio che ha mostrato che chi pratica naturismo, e quindi le famiglie che praticano naturismo, hanno una vita sessuale molto più appagante, e soprattutto molto, hanno delle relazioni sociali che sono estremamente positive rispetto a famiglie che invece in realtà non hanno questa abitudine. Volevo farti un'altra domanda, Christian. Hai detto prima che hai due figli, questo l'hai detto prima che iniziassimo la registrazione, io lo so, che sono in età preadolescenziale-adolescenziale, no? Siamo tra i 13 e i 16. 13 e 16. Ah, due figli maschi, che quindi grande libertà e grande confidenza con i corpi visti gli uni degli altri, benissimo, però sono in un'età in cui comincia la loro scoperta sessuale. Certo. Io ti dico, guarda, io ho due maschi, uno si è sviluppato molto presto, l'altro si è sviluppato molto tardi, sono completamente diversi tra di loro. Io, come ti ho già detto prima, ho fatto il percorso con loro nell'assoluta normalità del caso, nel senso, quando c'era quello più grande che ancora non era sviluppato, no? E che, come me da ragazzino, anche lui si guardava, no? E contava. Quello piccolo invece ha avuto uno sviluppo diverso, a 11 anni e mezzo aveva già iniziato il percorso di sviluppo, quindi è stata una cosa completamente diversa. Però ti assicuro che tutti e due, nei due casi diversi, hanno vissuto con estrema serenità la loro crescita, chi dopo e chi prima, perché magari quello dopo guardava i suoi compagni e diceva: loro sono già così. Certo. E quello prima invece era quello che... è vero che si può sentire più forte, no? Perché dici: io sono già sviluppato, i miei compagni no. E quindi, però non sempre è così, perché a volte c'è anche la cosa opposta. E quando sei tanto più piccolo, no? E sei tanto più avanti rispetto ad altri, ci sono dei ragazzi che magari si sentono loro in difficoltà. Certo. Perché anticipano molto. E quindi è la stessa identica cosa, quella, secondo me. Invece è un discorso di come la vivi. Però io ti volevo chiedere, adesso che loro sono in fase di maturazione sessuale, certo, quindi cominceranno anche a guardarsi intorno, com'è da padre affrontare la questione nel 2023? Adesso i ragazzi sono, da questo punto di vista, sono un po' più avanti rispetto alla mia generazione. Perché? Perché nella mia generazione noi, per vedere una donna nuda, dovevamo vedere, c'era qualche giornaletto che dovevi, sì, rubare qua e là, perché o aspettare l'una di notte sui canali regionali, sì, che no? Però insomma, per vedere no? Qualcosa era una roba un po'. Invece adesso i ragazzi, da questo punto di vista, conoscono molto di più. Però il fatto di conoscere molto di più non fa sì che loro siano all'altezza della situazione, che quindi comunque il fatto di sapere qualcosa in più, poi dopo sappiano come comportarsi. Io assolutamente alla loro età non sapevo come comportarmi, cioè per me è stata una scoperta passo dopo passo, e non sto qui a raccontare, perché
ci sarebbe anche da ridere, no? Meno male che poi dopo mi sono un po' svegliato dopo nel capire, però all'inizio purtroppo era una difficoltà. Se vuoi raccontare, beh, però, puoi raccontare. Appunto, ora siamo tutti curiosi, no, di sentire, beh, questa prima. Io penso, prima penso che la difficoltà della prima esperienza ci sia stata un po' per tutti, no? Certo. Io la prima volta non sapevo proprio nulla, quindi se ci ripenso adesso sorrido, perché sono quelle cose belle da scoprire. Adesso secondo me i ragazzi sono un pochettino più consapevoli, ma assolutamente, siccome sanno la fine qual è e non sanno l'inizio, la difficoltà esiste, e quindi un genitore è quello, secondo me, che può aiutarli nel capire che quello che vedono è il finale, ma l'inizio è l'aspetto più importante, soprattutto per un ragazzo che inizia le prime sue esperienze, il fatto di avere la consapevolezza di quello che si va a fare. E quando dici quello che vedono, si parla evidentemente di materiale pornografico, perché questo che oggi è a disposizione, come c'era ai nostri tempi, non c'era altro, solo che forse oggi c'è molto di più e molto più facilmente. Secondo me oggi c'è proprio la fine, no? Sì. Quando ti dico la fine è proprio l'apoteosi della fine, quella che possiamo vedere noi adulti in tutte le sue forme. Anche i ragazzi hanno libero accesso, perché tu puoi mettere i blocchi che vuoi, ci fregano. Ma certo, ma proprio senza. Ma infatti questo ti volevo dire, siccome ogni persona ha un suo carattere, certo, no? Al di là di quanto tu puoi essere aperto, preparato, sì, sì, poi ogni persona è diversa. Tu mi dicevi, io ho due figli completamente diversi, non è sempre facile, ne posso parlare, con l'altro assolutamente no. Cioè il grande, se gli chiedi se ha la fidanzata, ti dice basta, fatti i fatti tuoi, no? Il piccolo invece ride, scherza, ne parla, e quindi è molto più semplice comunicare con lui. E magari, e da un certo punto di vista ti dico, sono anche contento, perché il grande è un pochettino più inquadrato, il piccolo va inquadrato. Certo. Quindi questo, Nicola, è uno dei motivi per cui abbiamo voluto fare questo podcast, cioè il fatto di non lasciare i genitori soli a dover gestire una cosa che poi alla fine, per propri tabù, per impreparazione, per incompatibilità caratteriale con un figlio, alla fine non affronti mai veramente bene. La questione è che ci siete voi. Beh, per fortuna ci siamo noi, e ci sono ovviamente anche altre istituzioni che si occupano di educazione sessuale, troppo poco ancora, ma le cose per fortuna potrebbero cambiare. Detto ciò, mi faceva molto piacere sapere che c'era un genitore che è propenso e aperto a parlare di determinate tematiche, perché non tutti i genitori sono così, e molto spesso quello che si evince dalla letteratura oggi è che molto spesso quello che i genitori pensano di aver detto durante colloqui riguardanti la sessualità con i propri figli, in realtà non è quello che i figli avrebbero voluto ascoltare. E perché c'è la una divergenza? La bravo, c'è proprio una divergenza. È una grossa difficoltà, proprio anche a livello comunicativo, il fatto del genitore che parla col ragazzo che vive una situazione diversa, anche nel lessico proprio, no? Cioè fai fatica perché devi entrare dentro nella loro testa, nel loro modo di vedere le cose. Questo secondo me per un genitore è l'aspetto un po' più difficile. Come ti ho detto, io con uno faccio più fatica, con l'altro faccio meno fatica, eppure sono tutti e due figli miei. Questo è un problema in particolare per i figli maschi, perché culturalmente se le figlie femmine vengono mandate in inizio pubertà dal ginecologo, e ci sarebbe molto da dire anche su questo, ma comunque è un incontro con una persona terza, esatto, che è un dottore. Con i figli maschi questo è un po' più difficile. Non succede. Non c'è nessuno che porta un figlio in pubertà dall'andrologo, dall'urologo, quando invece voi dottori questo che ci dite di fare, di cominciare a fare. Assolutamente, di fare sempre un check che tutto vada bene, e poi ovviamente il medico è lì anche per dare consigli che vanno oltre quella che è la salute fisica e di sviluppo dell'adolescente. E che i genitori non possono fare, perché non sono, anche pur bravo che tu sia come genitore, pur bravo che tu sia più aperto, tutto quello che vuoi, ma non potrai mai essere bravo come una persona che lo fa di lavoro, e che soprattutto, anche se hai un bellissimo rapporto con i tuoi figli, molte cose arrivi ad un livello che poi dopo quello step lì non lo puoi oltrepassare, mentre con un'altra persona si potrebbe invece oltrepassare. Ma infatti è anche giusto che il genitore non oltrepassi, esatto, quello step, e ci, esatto, sia poi un'istituzione terza o comunque il confronto tra pari, esatto, che porti ad aprire un dialogo costruttivo sulla sessualità. Ecco, ed effettivamente ormai la letteratura scientifica in questo
campo la dice lunga, e ci dice proprio che la comunicazione deve essere diretta, colloquiale e aperta. Inutile parlare di pisellini, farfalline e quant'altro, o polline e margherite. La cosa importante è essere anche in età pediatrica, quindi 4-5 anni, si può cominciare a parlare di genitali con il proprio nome e rendere quindi agli occhi dei bambini quel tema importante e non sminuirlo anche con la stessa terminologia. Ad ogni modo, quello che cerchiamo di dire in questo podcast e in particolare in questa puntata, approfittando della generosità di Christian, è quello di mandare i vostri figli maschi in pubertà dallo specialista, in modo tale che imparino anche mentalmente quel tragitto che porta dall'urologo, dall'andrologo, quello proprio che della mutua, quello che è previsto dal sistema sanitario, perché a 13 anni, se poi hai un dubbio rispetto a qualunque cosa legata alla tua sessualità, tu sai la strada, l'hai già fatta con il tuo papà o con la tua mamma, e a quel punto ci puoi tornare e chiedere anche solo banalmente qualcosa rispetto alle paure, le ansie, i dubbi, legate non solo all'organo genitale, ma proprio all'affettività, anche alla sessualità. Io ho 46 anni, qualche domanda da fare ce l'avrei. Siamo pronti al fallo test. Christian, abbiamo per te preparato un test, tra l'altro è Diego che non conosce le domande, il nostro fallo test. Il fallo test, perfetto, prevede tre domande a risposta multipla, dove cercheremo di ampliare le conoscenze in merito a questo tema. Cominciamo da Christian. Sì, vai, pesca. Pesca una. Quanti genitori si sentono a loro agio a parlare di sesso con i figli? 3 su 10, 1 su 10, 6 su 10, 10 su 10. Da genitore dovresti dare la risposta esatta. Io direi, forse sono negativo, ma dico 1 su 10. Io voglio essere, non avendo figli, 3 su 10. 3 su 10 è la risposta esatta, bravo Diego. No, ma meno male, dai. Da uno studio asiatico è venuto fuori appunto che solo 3 genitori su 10 si sentono a proprio agio a parlare di sessualità con i figli. Comunque è pochissimo. Pochissimo, infatti io ti ho detto, per essere negativo dico 1 su 10, ma perché secondo me è poco. Cioè, questo fa capire effettivamente che si crea una barriera di imbarazzo tra padre e figlio, che è quasi paradossale se ci pensi. Fammi pescare, va. Quando tra i genitori e i figli si parla di sessualità, gli argomenti maggiormente trattati sono A. AIDS e malattie sessuali, genere e orientamento, B. C. sviluppo fisico e uso di contraccettivi, D. benessere sessuale. Difficile questa, Diego. Io direi C. Anche io. Sviluppo fisico e usi di contraccettivi. Guarda, purtroppo devo smentirti, anzi devo smentirvi, purtroppo quando si parla tra genitori e figli i temi maggiormente trattati sono quelli delle malattie, quindi anche in questo caso la sessualità viene demonizzata quando presentata ai ragazzi, che ovviamente a quel punto vorrebbero sentirsi invece parlare di genere, sviluppo, benessere, quanto è bello fare l'amore e quanto è bello stare insieme. Invece no, si parla di AIDS e di malattie sessualmente trasmissibili, il che è il modo peggiore per approcciare incutere timore, assolutamente, ad avere un dialogo aperto con i figli. Eccoci alla terza. Quanti genitori considerano importante parlare di sessualità con i propri figli? 10%, 30%, 50%, 90%. Beh, a questo punto mi viene da dire 30%. Diego? Io uguale a Cri. No, guarda, paradossalmente è circa il 90% dei genitori che ritiene importante parlare di sessualità, ma paradossalmente non lo fa. Ci troviamo di fronte a un paradosso, ovvero sì, ritengo che sia importante parlarne, ma non chiedetemelo di farlo. Cioè, 9 su 10 genitori pensano è fondamentale, è importantissimo parlare di sessualità, 3 su 10 lo fanno, riescono a farlo. È la patata bollente che nessuno vuole avere, ed è questo che chiediamo di fare a te, Christian. La parte pratica del, perché il fallo test è un test che ha, come tutti i test importanti, la parte di teoria che abbiamo fatto, non è che l'abbiamo superata molto, però fa niente. E la parte pratica consiste in questo: ti chiediamo di andare nella nostra postazione e di fare un ufficiale invito a tutti i genitori di figli maschi di portarli dall'andrologo. Assolutamente sì. Ci stai? Ci sto. Allora, sono venuto qui pensando di sapere tante cose, ma dopo questo argomento veramente interessante mi avete aperto la mente, e il genitore può arrivare fino ad un certo punto. La promessa che io faccio è quella di portare i miei figli, porterò i miei figli
da un urologo, perché il genitore può arrivare fino a un certo punto e poi dopo c'è bisogno anche di altro. Grazie Christian, hai dato un messaggio veramente bello, chiaro, forte, ed è bello che tu cominci proprio dalla tua esperienza. Ma soprattutto grazie, perché come sempre sei un amico molto generoso. E noi chiudiamo sempre le puntate con il nostro claim, che è: fate sesso consapevole, consensuale e protetto. Grazie Nicola Macchione, grazie Christian Brocchi. Grazie a voi veramente. Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.